Okay. Ma prima hai detto che questi occhiali tu te li mettevi per una gag. Sì. Che gag? Ma perché li hai da subito e non sei no, perché gag? Mi servono per introdurre l'argomento. Ah, vabbè, di allora, oggi. Aspetta, mandiamo la sigla. Mandiamo la sigla e poi. Dai, sigla. Salotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Qual è la gag? Qual è la gag? Adesso qual è la gag? No, no, aspetta, c'è. No, aspetta, infatti ce lo meriti. Dammi gli occhiali. No, dammi gli occhiali. Allora no, perché oggi di cosa parliamo, ragazzi? Parliamo di spese più inutili e peggiori che abbiamo mai fatto nella nostra vita. Soldi spesi male. Soldi spesi male. Perché è un tema molto vivo, molto attuale adesso nella società del consumo, cioè si spendono i soldi. Esattamente, ma penso che sia un tema molto sentito perché c'è del pentimento dietro, perché poi arrivi a casa, spenti tantissimo di quello che hai comprato, ti senti in colpa e cerchi di nascondere quell'oggetto. Ma che non stesso. È vero questo, no? Io invece dai, sì, no. Io ho tutte le cose anche che sbaglio a comprare, cerco scelta, di nasconderle alla mia vista. È una tattica che non funziona, perché già che hai speso almeno voli. No, perché però... se capisci che non puoi trarre godimento da quell'oggetto che hai comprato, non lo vuoi vedere, non lo vuoi avere sotto vista. E allora brucialo, disintegralo. Ma partiamo da una domanda generale. Voi siete degli spenditori compulsivi, cioè... Sì. Capita spesso. Io sì. Allora, io per fortuna noi qui no. Abbiamo un esponente Massimo della spesa folle, della spesa folle dello sperpero. No, non è sperpero, no, però non è sperpero, prova sempre però del consumo facile. Del consumo facile, del consumo considerate facile. Che tutte le volte che tu vai anche solo a mangiare con Nelson, un pranzo si trasforma nella passeggiata di Nelson verso quel negozietto che lo porterà ad acquistare un qualcosa. Torna sempre a casa con un souvenir. A me piace comprare le cose. Ed è una cosa, a me piace stare. Sono riuscito a trasformare negli anni quel senso di colpa dopo un acquisto in qualcosa di piacevole. È quasi masochismo. No, nel sentirmi male per aver comprato qualcosa. Non ce l'hai mai detta questa cosa? Eh no, e mi piace comprare le cose. Poi in realtà un tempo ero molto peggio. Non è vero. Tempo ero molto secondo peggio, me adesso sei molto di più rispetto al sì, passato. No, adesso che... spendo di più, ma perché guadagno posso grande. Spendere di più. Però un tempo io forse non potevo permettermelo. Cioè io andavo in rosso per comprare le cose e dovevo comprare, cioè spendevo in realtà compravo molte più cose inutili. Ah, quindi noi abbiamo iniziato questo salotto e abbiamo capito che Nelson ha una malattia. Potremmo di Nelson, esatto, la malattia di Nelson. Ma posso dire una roba no, su questa cosa qua? No, perché è interessantissima. Io all'inizio cercavo di non farlo spendere su queste cose qua. Proprio Nelson mi diceva: ma questo secondo te ci sta? Io dicevo: no, guarda, Nelson, secondo me costa un po' troppo. Poi a un certo punto ho proprio visto che questa cosa, questo mio consiglio, era inutile. Potevo pensare al mio amico, okay. Ma lui comunque l'avrebbe comprato. Quindi adesso quando anzi, mi dice, comprava la cosa secondo te grossa. Ci sarebbe, io gli rispondo sempre: compra. È come quando dici a un tuo amico: smetti di fumare le sigarette, uguale, e le strappi. Uguale. E sì, io ormai ho capito che non sarebbe nulla. E ormai tu non lo fai perché sai che dopo vai e lo prendi tu perché lui non... È uscito il video. Ma è uscito il video. È uscito il video. Scusate. Stai dipingendo come un mostro. Sei un mostro. No, no. C'è gente purtroppo messa molto peggio. No, però... Beh, oddio, in una settimana sei portato a casa metà GameStop. Aspetta, usciamo un attimo dalla malattia di Nelson e ti chiedo proprio, visto che hai esperienza nell'acquisto facile. Volete che inizi io a parlare? Vorrei che tu iniziassi dicendomi veramente uno di quegli acquisti di cui ti sei peggio. Ho pensato un po' e ce ne sono effettivamente due che mi turbano abbastanza. Non sono nulla di che. Parliamo appunto della mia giovinezza. Avevo circa 18 anni in okay, realtà. Sei felice però. Intanto da quando sono piccolo, ma l'ho già detto in altri video, spendo e ho speso tanti soldi in giochi online. Per comprare moneta online. È già qua. Perfetto. Ho speso veramente tanti soldi in giochi online, ma parliamo di centinaia di euro che non avevo, nel senso che ho usato tutte le mie paghette, tutti i miei soldi quando mi servivano per mangiare. Però è interessante come fenomeno. Però non lo faccio più. L'altro acquisto un po' più da ridere, io a un certo punto mi sono comprato una console per fare il DJ. È vero, ma che io non l'ho mai usata. Io vado in fissa, inizio a cercare su internet le cose migliori, vado, giro i negozi, trovo la console, finalmente decido, la compro. E non l'ho mai usata. Ma aspetta, dal mio punto di vista, perché io me lo ricordo questo acquisto qua, avevamo visto un solo video insieme di Manion, che era un ragazzo molto bravo con le console. Con i tasti luminosi. Sì, ma non è che l'ho mai neanche provato. Ne ho visto un video. Sì, volevi l'oggetto. Sono andato a comprare una Pioneer da 300 euro e non l'ho mai usata. Però quella magari è una cosa che capita da piccoli, cioè avevo, lì. Avevo 19 anni. Ah, 19 anni. No, perché sai, sui 16 già, cioè ti può capitare che vedi, che ne so,
il chitarrista, sì, bravissimo, t'amori del gesto e dici mi compro una chitarra, poi semplicemente sei stato preso dalla cosa, dopo una settimana non te ne fai più niente. Ah, non è servito una settimana, infatti, io non l'ho mai usato. Ma scusa, non ti viene il dubbio che saresti potuto essere un grande DJ? Non ci ho creduto. Hai avuto la scintilla, vero. C'era il combustibile. Ti dovevi accodare, Frank. No, cioè io riconosco di aver fatto tanti acquisti sbagliati, ne ricorderò sempre 50 euro su Pokémon Go. Quasi, per le incubatrici. E poi ho avuto un periodo tipo tra i 18 e i 19 anni in cui compravo qualsiasi videogioco in offerta online. Ho delle librerie sterminate di giochi che però forse non ho mai avuto la roba dei videogiochi, delle cose online, però magari lì anche non spendere soldi che non vedi, quindi cioè non hai il corrispettivo fisico, un po' è quello, e quindi poi magari ti fai un po' prendere. E anche le offerte, io mi faccio un botto a prendere dalle offerte, tipo quest'ultimo Black Friday non ho comprato niente ma volevo comprare, cioè passavo le giornate a guardare e non trovavo niente da comprare. Io sono passato da non avere nessun assistente a casa, avere tre Alexa. Secondo me peggiore sono proprio le offerte, cioè io tipo sono uno molto ponderato negli acquisti e le offerte ma sai che a me non mi fanno questo effetto in realtà, ma perché secondo me se sei un po' un risparmiatore di tuo, cioè tipo non sono uno che spende, non sono uno spendaccione, però a volte mi capita di cadere in tentazione. Magari ognuno poi ha i suoi punti deboli, no? C'è stato un periodo tipo che io spendevo dei soldi a caso che proprio dicevo ma non mi serve, investiti. Io ho avuto la bisogno di investiti. Forse quella è una forse delle più comuni. Mi rendevo conto di comprare cose, che ne so, paia di jeans, robe che proprio avevo già e che poi magari arrivavo a casa e veramente non mettevo, ma cioè o mettevo una volta e basta, ma perché ero proprio preso dal prenderle. Posso dire basta, c'è roba la moda. A me è successo, parlando di vestiti, di recente ho fatto un trasloco e quindi avevo tutto il mio armadio dentro dei sacchi, degli scatoloni, e quindi avevo il mio armadio vuoto. Per pigrizia ho ricomprato tutti i vestiti invece di questa è scemo. Ma cosa fa adesso? Abbiamo disfatto gli scatoloni e dobbiamo comprare un altro armadio. Io non perché non ci stanno. Io, vabbè, ma io ragazzi, ho un problema, curatemi. Ma è qui che entri in gioco tutto il mondo che vai a prendere quello che avanza. A prendere quello che avanza dalla casa di ma casa. Ci fai sta gag degli occhiali. Io esatto, c'è nessuna gag degli occhiali. Ma quello è no, i miei pentimenti più grandi in fattore acquisti sono stati tutti i miei occhiali da sole. Ma me li ricordo che te hai sempre comprato gli occhiali. Ragazzi, io ho un grosso problema con gli occhiali da sole perché non mi stanno bene. No, i giubbotti però non sono un mai, sacco di ma non mi sono mai pentito dei giubbotti. Io gli occhiali da sole, ragazzi, per me è stato veramente un trauma perché avendo questo naso importante. Ma dove c'hai questo naso importante? Io non vedo niente. Grazie, così carino. Non mi stanno benissimo, quindi io ho provato di tutto. Mi sono fatto convincere da quando vai lì che ti dicono prova questo, ti sta bene. E sono sempre tornato a casa con delle facce da scemo. Quanti allora, ne hai comprati? Ne avrò comprate secondo me un 4-5, quindi non tantissimi. Di marca, carini. Io mi ricordo che il primo occhiale da sole che secondo me voi avete visto, quello grigio, ma verdone, quello tondeggiante, no, quello grigio Ray-Ban squadratissimo, che appena tornai a casa mi dissero se mando gli occhiali da cieco. Ma a te non piacevano? A me piaceva tantissimo. Io sono uscito dal negozio e ho detto sono un figlio da paura. Ma dopo era lì, era il giudizio degli altri o era il tuo è la tua paura del giudizio degli altri? No, non era una paura del giudizio degli altri, io ero mega convinto di me stesso, però dopo un po' dovevo fare i conti con la realtà che mi stava realmente male, perché tutti mi dicevo anche che stava male, ma e lì era anche un po' fidarsi perché dopo un po' mi accorgevo che magari ero stato imbandolato. Però mi viene da dire se ti piace stare con gli occhiali da sole anche se ti stanno male. Ma infatti vedi, io adesso ormai ho sperato. Gli occhiali da sole sono difficili da valutare su se stessi, sì, non vedi come sei da fuori e comunque vedi solo così. Esperienza personale te la vendono un sacco, puoi stare veramente. Io avevo la fissazione, perché ancora prima di quelli voi non lo sapete, ma avevo la fissazione per gli occhiali a goccia che prima dopo un po' ho scoperto che è proprio il mio antimodello. Cioè, ma sai quanto me l'hanno venduta sul chiale a goccia? Che sembravo figo, che ero molto rock. Io li ho presi. Ma chi questa però al venditore? Il venditore, l'ottico. Non la madre. È un sacco rock, ma a me mi stava proprio adesso, male. Tra l'altro adesso è ancora peggio perché gran parte di questi acquisti si fanno online. Non li provi neanche. E qua forse ho aperto il vaso di Pandora. Cioè gli acquisti di vestiti online. Che ne ho due volte su tre faccio il reso. Io c'è stato un periodo, ho avuto una roba tipo te con gli occhiali da sole per le cuffie. Noi a Bologna le chiamiamo cuffie, ma sono tipo i capelli invernali. Capelli invernali. Ho un sacco di capelli invernali proprio perché non me li vedevo bene. Okay. E non credevo alla gente che mi diceva, ma no, guarda, era proprio un'ossessione mia. E un'altra che ho avuto, questa proprio più assurda, era per felpe, magliette e giacche che non mi cadessero.
aderenti qui, cioè è come se tu avessi, fossi giusto qui, okay, però dietro ti sta tipo così, okay, ti fa un po' mantello. E io avevo letteralmente sviluppato un'ossessione per questa cosa, che compravo delle cose e poi passavo veramente del tempo a guardarmi di profilo. Io invece ho comprato l'intero esercito di elfi silvani di Warhammer, non ho mai aperto la scatola. Ma basta! Tu puoi andare avanti per tutto il salotto. Tu potresti andare avanti per tutto il salotto. E comunque bisogna anche ricordarsi sempre degli investimenti che magari fanno i tuoi genitori nei tuoi confronti, che il senso di colpa è doppio. Cioè, io ho questa immagine, io ho questa immagine, io fermo qua, così seduto, danno una chitarra elettrica. Uguale, ma stessa cosa è successa. Io che guardo la chitarra e proprio vedo il mio futuro, non da chitarrista, questa chitarra appoggiata nell'angolo e dico: grazie, mamma e papà, regalo più bello che mi avete fatto in vita mia. Quello a me mi ha distrutto. Io mi ricordo ma poi bella, tutta scintillante, strafiga così. Cioè tu non la volevi? Non l'avevo neanche chiesto. È stato proprio hai realizzato subito la caccata fatta. Questa cosa adesso io voglio rilanciare. È successo anche con un pianoforte, però vabbè, è vero che è il pianoforte in casa. Anche a me è successo con pianoforte e chitarra, però se posso dire, almeno il pianoforte averlo in casa è un bel pezzo d'arte. Vai Nick, ne hai vecchio mio. Ne ho uno in particolare, ogni volta che ci penso. Dai, macchine fotografiche, mi fa soffrire. Allora, io vabbè, ho questa passione adesso per le macchine fotografiche analogiche. E sono macchine che ormai hanno tipo 30 anni. Se non costare tanto perché ce ne sono poche, bla bla bla. Un giorno ero su eBay e scrivo come ogni giorno Contax T2 e controllo gli annunci nuovi. C'era una Contax T2 messa malino, però sembrava comunque funzionante. Diceva la tipa che era funzionante. Lei tra l'altro mi ha detto: ah guarda, sono una fotografa brava, importante, sono riconosciuta. Ed è vero, è vero, è una fotografa brava, conosciuta. E mi ha venduto questa macchina a un prezzo abbastanza basso. Infatti ero contento, dai, ho beccato una gran bazza, ero contento. Due settimane dopo questa macchina smette di funzionare completamente. Vabbè, ma non era colpa sua, però per due settimane. Ma che cavolo, dopo due due settimane, vabbè, magari io ci soffro ancora per questa cosa. Se sbaglio, l'assistenza ti ha chiesto più soldi di quella che l'hai pagata per ripararla. Sì, l'ho mandata in Inghilterra. Beh, dopo quando si è rotta è interrotto un circolo di cose brutte. Scusami, ma quanto l'avevi pagata? 500 euro. Porca miseria, l'avevo pagata anche poco, così tanto. Era, cioè, è una macchina che adesso trovi a 1000 passa, no, 800 e non fa neanche le foto digitali. Il punto non è quello, il punto è che si è spaccato dopo due settimane. Che si può spaccare perché chiaramente a 30 anni, però si è spaccata la Ma questa macchina adesso, zero, questa macchina dov'è? Sei riuscita adesso in Inghilterra? Io sono andato a sentire in un sacco di centri in giro a Bologna, dappertutto, tutti quanti dicevano: ma Moby, non so se te la voglio riparare perché ci vuole troppo tempo. E io dico: vabbè, ok, non me la riparare. Prima scrivo una mail in Inghilterra e mi dicono: ah sì, te la ripariamo facile, tranquillo. Quindi gliela spedisco, silenzio, dopo due settimane mi arriva una mail: c'è questa la tua ricevuta, 700 euro. E allora ho detto: vabbè, cioè no, raga, non vi do 700 euro. E quindi se la sono tenuta loro. E quindi mi hanno detto: vabbè, se vuoi ti diamo 100 sterline. Cioè, settimana scorsa l'ho accettato. Aspetta, tu hai rifiutato e questi hanno detto: te la compriamo per 100 sterline. No, volevano 50 sterline per restituirmela, perché costava la spedizione 50 sterline, non si sa come. O se no, gli ho detto: vabbè, tenetevela, datemi qualcosa. Mi fanno: ah, ti diamo 100 sterline. Ma cavolo, tu ti sei calato le braghe un po' troppo facilmente. Tutta questa storia è finita. Aspetta, quindi tu ci hai perso 400 euro. E quindi basta, saluto. Cioè, tu non hai niente, hai perso 400 euro. Questa inchiappettata. Allora fai delle belle foto, però mi hai. Che poi tra l'altro quando sarà rotta. No, beh, è vero. No, vabbè, la pena di dai, chiudiamo con questo. Dai. Mi sei rotto l'iPhone. Sono andato a ripararlo. Crisi, ne ho comprato un altro. Il giorno dopo. Dopo due giorni mi ha chiamato e mi ha detto che l'altro non si era rotto. E quindi avevo due iPhone. Quanto è costato quell'iPhone? Non te lo dico. Tra poco finisco le rate dell'iPhone. Sono due anni. Ma c'è qualcuno che arriva alla fine. Non mi è mai successo. Sul io con questo sto per arrivare alla fine. Anch'io ho finito le rate, però di due iPhone fa. Marzo 2020 finisco le rate. Okay. Vabbè, voglio che voi nei commenti scriviate quali sono i vostri acquisti più sbagliati. Io un po' di bombi. Sì, ma sai che cioè me l'hai fatto venire a me? No, secondo me acquisti... secondo me esistono tantissime persone che hanno sbagliato acquisti. Devo approfittarne per dire che una cosa che ho sbagliato è mettere in lista desideri della Valle, di cui trovate lì qua sotto, dei cavi USB Type-C. Siamo pieni, non serviva, quindi scusate. E poi comunque, Frank, quei cavi lì erano lunghi 20 metri. Ne facevamo di cavi. Perché puoi andare in giro. Inutile. Arriverenze. Arriverenze. Pasciuti scolari delle scuole superiori di Maria Assunta Novella di Novara.
Grazie di tutto. Ce l'avevi conclusa? Che cazzo ti è partito, scusa? È un input del cervello sbagliato. Che cacchio spedisci la tua Contax G2000? Goldrake! Goldrake! Adesso una Contax G1! Goldrake! Go!